Bentornati sul canale YouTube di CivareMagazine.it. Io sono Luca Figini e oggi vi presento il nuovo BlackBerry Curve 9380 che, come potete notare, è il primo Curve ad avere un'impostazione full touchscreen, quindi sparisce la tastiera QWERTY e tutto è affidato l'interazione a un display da 3,2 pollici touchscreen capacitivo con risoluzione di 480x360 pixel, quindi tutto quello che vi serve lo trovate sul pannello LCD. Dunque, vediamo un po' come è fatto questo nuovissimo Curve che abbiamo avuto in anteprima da BlackBerry. Le dimensioni di questo telefonino sono piuttosto compatte, perché basti pensare che è alto 109 mm per 60 per un 11,2 mm di spessore. Sulla scocca troviamo la porta micro USB, sul davanti le due cornette telefoniche, il tasto per accedere al menu e il tasto per tornare indietro, oltre al classico joypad ottico. In alto il tasto per il blocco del display e il jack da 3,5 pollici. Al lato destro ci sono bilanciere per il volume e il tasto per attivare la fotocamera. Invece sul retro c'è la fotocamera da 5 megapixel che può registrare video a 640x480 pixel ed è munita di zoom digitale 4x e il LED flash. Per accedere alla batteria basta asportare questa superficie in plastica e si trova la batteria, il vano per le micro SD che va a espandere la memoria da 512 MB e sotto la batteria c'è lo slot per la SIM di formato tradizionale. Il tutto affidato al sistema operativo BlackBerry OS 7, quindi la versione finora disponibile non la 7.1 ma la 7, e animata dal processore da 806 MHz, quindi leggermente inferiore a quello da 1 GHz impiegato per esempio a bordo dei Bold o dei nuovi Torch, eccetera. Torch, finora il display full touchscreen era affidato alla segmento Torch, oggi diventa anche a portata di tutti perché il Curve 9380 è distribuito sia sull'open market sia tramite operatore a un prezzo di 299 euro, quindi un prezzo piuttosto aggressivo considerando che ha antenna GPS, ha WiFi 11BGN, quindi capace anche di supportare la nuova frequenza ad alta velocità, Bluetooth, antenna GPS e tecnologia NFC che permette di abbinare dispositivi, di effettuare micropagamenti e di scambiare dati in prossimità con altri dispositivi compatibili NFC. Per quanto riguarda il reparto cellulare, il Q9380 prevede un reparto GSM GPRS 3G, quindi UMTS HSPA e può scaricare dati a 7,2 megabit per secondo. Vediamo un po' all'opera, insomma. Il display è piuttosto luminoso e, come potete notare, anche piuttosto definito. Il sistema operativo OS 7 prevede la stessa impostazione che abbiamo già visto sul Bold 9009, quindi dal menu a tendina che si apre facendo tap sulla parte superiore dove c'è l'orologio si possono attivare e disattivare i reparti di comunicazione oppure accedere alle impostazioni come per esempio quella per configurare la WiFi o ancora per visualizzare lo stato di servizio, quindi se si è connessi alla rete, il numero di cellulare, eccetera. Il punto di forza di tutti i BlackBerry è il reparto messaggistica e quindi in questo caso le mail che arrivano con la modalità push. Per aprire la mail basta fare tap e viene visualizzato il contenuto della mail in formato HTML, quindi vengono caricate anche le immagini e i contenuti aggiuntivi, basta fare scarica immagini, sì, e la mail viene formattata esattamente sul computer. Per rispondere si fa tap sulla icona di risposta e compare la tastiera QWERTY. Quindi la tastiera QWERTY può essere utilizzata sia in modalità verticale, quindi con le dita, oppure in modalità orizzontale, che è ben più spaziosa e permette una digitazione più comoda. Rispetto per esempio agli Storm, che erano stati i primi modelli ad avere il full touch,
il display di questo Curve è fisso, vale a dire che non ha quel sistema basculante che era prerogativa degli Storm, ma è comunque piuttosto preciso, basta prendere la mano col touch e le dimensioni compatte permettono di digitare piuttosto velocemente. Citiamo anche l'App World, che è lo store di applicazioni di BlackBerry, in questo contesto è previsto per i Curve. Si trovano diverse applicazioni come la TM, applicazioni gratuite come WhatsApp, ci sono sostanzialmente le applicazioni più utilizzate oggi in commercio, sono più o meno tutte, tra cui LinkedIn, il client per Facebook, il client per Twitter, come abbiamo già installato noi. Chiaramente non manca BlackBerry Message per mettersi in contatto con gli altri utenti BlackBerry, eccolo qua, Facebook, Twitter, la chat di Windows Live e di Google Talk, e i feed sociali per raccogliere in un unico pannello tutti i feed, quindi tutti gli aggiornamenti che arrivano sia dai social network sia dalle chat. E poi c'è già preinstallato nelle applicazioni sia l'Office con Documents to Go, che permette non solo di visualizzare i documenti ma anche di editarli, e poi c'è Wikitude. Wikitude è il software di augmented reality, quindi di realtà aumentata, che già ha fatto il suo comparso sugli altri BlackBerry con OS 7. Wikitude in sostanza permette di utilizzare la fotocamera da 5 megapixel non solo per scattare le foto ma anche per inquadrare il mondo visibile intorno a noi, e quindi di ricevere informazioni aggiornate su punti di interesse, su località turistiche nei paraggi, su ristoranti, su informazioni di varia natura, e anche di vedere quali sono gli altri utenti che utilizzano BlackBerry Message presenti nei paraggi. Il tutto basta inquadrare, e sulla visuale in tempo reale del mondo circostante sono posizionate le icone interattive. In questo caso Wikitude, e questo lo faccio vedere come esempio, come succede con altre applicazioni già presenti sul Curve, non è installato, ma è solo inserita un'icona, e una volta il primo tentativo di avvio si scarica effettivamente l'applicazione. È successo per esempio anche con il BlackBerry Protect, che è una suite di sicurezza per fare il backup in tempo remoto con il server BlackBerry e per salvare i dati in remoto. Infine cito Universal Search, che è una delle prerogative dei nuovi BlackBerry. Universal Search permette di digitare dei parametri, quindi per esempio Facebook, e di eseguire sia ricerche locali, quindi nella mail, nelle applicazioni, ma anche remote, per esempio attraverso Google o quant'altro. E novità di questa versione è che è possibile anche dettare con il microfono, basta fare clic tap sul microfono, dettare le chiavi di ricerca, e quindi non solo scrivere ma anche dettare per esempio Facebook, e in questo caso vengono fuori applicazioni installate o i dati remoti relativi alla chiave di ricerca. Per questa anteprima sul Curve 9380, che vi ricordo è distribuito sia in open market sia tramite operatore a 299 euro, è tutto. A presto sul sito di cellularemagazine.it.